Questa è la Adidas Supernova Rise, rappresenta una scarpa tradizionalmente innovativa, adatta a tutti i podisti amatori di tutti i livelli, con una mescola in Pebax, ma per capirlo come al solito partiamo dalle specifiche. La Rise nella taglia US 9 pesa 277 grammi, mentre in quella femminile Women 8 pesa 235, Drop 10, 35 mm nel tallone, 25 mm nell'avampiede. L'ho utilizzata per oltre 156 km, l'ho comprata con i soldi della pubblicità del canale. Ecco comunque le 10 cose che mi sono piaciute di più, le due cose che avrei cambiato e soprattutto a chi è adatta questa scarpa. Spoiler alert, la scarpa è diminuita significativamente rispetto ai modelli precedenti e quindi esiste finalmente una bellissima daily trainer anche in casa Adidas, quando nel passato le scarpe daily trainer erano assolutamente sopra i 300 grammi e il podista amatore voluto ha difficoltà a superare lo scoglio dei 300 grammi. Questa scarpa in primo luogo di fatto è davvero molto tradizionale, perché utilizza una tomaia assolutamente normalissima che però nella parte dell'avampiede ha un rinforzo importante che quindi potrebbe farvi pensare che sia abbastanza stretta, e in effetti suggerisco magari mezzo numero in più o comunque lo stesso numero per chi amasse una scarpa filante nell'avampiede stesso. La linguetta è molto paffuta come da tradizione Adidas, non utilizza una struttura a soffietto dove invece è il nastrino che consente e garantisce che il piede sia bloccato nella scarpa stessa. I lacci sono sicuramente normalissimi, dimensione media, si allaccia in maniera molto semplice. Ho amato comunque che la scarpa non si slaccia in nessun modo, anche grazie alla struttura molto semplice dell'allacciatura che vi consente di allacciare la scarpa al meglio, addirittura tirandola fino al vostro massimo possibile, sapendo comunque che sul collo del piede questa struttura paffuta vi consente comunque di avere il piede ben coccolato. Il bloccaggio del piede è poi garantito anche dal fatto che nella struttura mediale la scarpa si stringe in maniera abbastanza importante, il tallone è assolutamente rigido anche se ha un piccolo salottino sia nella parte superiore. Se avete problemi al calcagno ovviamente non la consiglio, ma se invece avete problemi al tendine d'Achille questa probabilmente è una soluzione ideale. La conchiglia rigida si estende fino a metà, soprattutto nella parte superiore. Il salottino anch'esso si estende in maniera importante. Sulla parte esterna poi c'è una sorta di struttura in plastica che indica il logo di Adidas, ma soprattutto vi consente davvero una stabilità abbastanza importante. Tenete conto però che la scarpa si piega al suo interno, di conseguenza questa scarpa è suggerita soltanto al podista amatore con appoggio neutro che volesse comunque correre davvero tantissimi chilometri. A completare poi la struttura della parte superiore le tre strisce del logo Adidas, che garantiscono anche di essere visibili durante la sera, visto che hanno degli elementi riflettenti, anche se ovviamente non ci farei affidamento perché con tutti i pazzi in giro e l'utilizzo del telefono potreste comunque avere qualche problema. Ho amato poi la struttura che comunque a barchetta, nonostante sia tradizionale, e soprattutto il fatto che con un dito la scarpa è comunque molto flessibile, quindi vi consente di allenare il vostro modo di correre, la vostra biomeccanica di corsa. Questa cosa combinata con la presenza di questa nuova mescola finalmente adottata da Adidas, che si chiama Dream Strike Pro, vi consente di correre in maniera molto morbida ma al tempo stesso davvero reattiva, che è una delle caratteristiche amate da tutti quelli che corrono anche lentamente. Paradossalmente fa sempre piacere correre velocemente anche in maniera molto comoda. Ho preso gli occhiali per vedere che di fatto, e questa è una cosa che ho amato tantissimo, questa mescola si chiama Dream Strike Plus e secondo me rappresenta una mescola molto molto morbida, anche se nell'avampiede c'è soltanto 2,5 cm di altezza dal suolo, mentre nel tallone sono 3,5, quindi se appoggiate di tallone la suggerisco caldamente, perché comunque questa mescola è molto molto comoda, forse non così reattiva, almeno a giudicare dal confronto con il Light Strike Pro, che è la mescola nobile dell'azienda tedesca. Di fatto però questo Dream Strike Plus vi consente di correre in maniera stabile, reattiva, veloce e soprattutto molto confortevole, anche grazie al fatto che nella parte anteriore sono stati introdotti dei rods, ma non quelli pensati per correre velocemente, che danno un'ulteriore stabilità soprattutto per coloro i quali corressero di avampiede o di mesopiede. Tenete conto comunque che questi rods si schiacciano in maniera molto semplice e di conseguenza sono leggermente più duri rispetto
alla Dream Strike Plus, ma realizzano l'obiettivo di una scarpa con una piastra senza di fatto creare veramente una struttura molto molto aggressiva. Tra l'altro il Dream Strike Plus è presente con due colorazioni, gialla e nera su tutta la superficie, ma analizzando la densità della scarpa stessa, secondo me sono esattamente la stessa, cambia solamente il colore. Tecnicamente però la mescola è a doppia densità, perché nella parte posteriore c'è una quantità, anche se abbastanza piccola, di mescola un po' più dura, che consente una stabilità migliore, anche se ovviamente questa scarpa è assolutamente neutra. La doppia mescola di fatto rende la valutazione della scarpa molto difficile, perché a seconda di come appoggiate potreste avere una sensazione più morbida o più dura, e quindi nella valutazione della scelta di questa scarpa dovreste assolutamente valutare come appoggiate. Da notare che tradizionalmente Adidas utilizza una struttura smussata nel tallone, in questo caso è davvero con un angolo di oltre 30 gradi, la qualcosa consente a chi appoggiasse di tallone di avere una gestione ottimale delle forze. Chiaramente poi dipende dall'appoggio, perché se lo fate in maniera assolutamente estrema, come ho già raccontato, potreste avere qualche problema al tibiale, però sicuramente la struttura barchetta vi consente di avere una rullata assolutamente molto buona, anche grazie al fatto che comunque questi rods offrono una stabilità importante. Tra l'altro sarebbe energizzante se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Questo Coffee from Barolo è assolutamente eccezionale. A livello di battistrada sicuramente ho apprezzato il fatto che questa struttura con tre colorazioni e forse con tre tipologie di mescola, una gomma sicuramente molto dura nella parte posteriore, una gomma molto più morbida nella parte dell'avampiede ed un rinforzo combinato con i rods nella parte centrale, questa struttura vi consente di gestire al meglio tutti i cambi di direzione. Ho notato che soltanto dopo 150 km si rovinasse nella parte posteriore dove appoggio, ma questa cosa mi è successa solamente in uno dei due piedi, mentre sull'altra è praticamente intatta. Mentre ho la sensazione che la mia Bonnie si stia annoiando, credo che questa scarpa possa essere utilizzata soltanto dal podista amatore con un appoggio neutro. Chiaramente si può sostituire la soletta con dei plantari personalizzati, cosa che potenzialmente raccomando, anche perché questa scarpa finalmente pesa meno di 300 grammi e di conseguenza potrebbe essere una soluzione ideale, anche grazie al fatto che la mescola è stabile di per sé e quindi con i plantari potreste correre davvero in maniera piacevole. A chi è adatta questa scarpa? Sicuramente a tutti i podisti amatori che pesassero fino agli 85 kg e che volessero correre in maniera assolutamente piacevole. Questa potrebbe essere utilizzata anche per andare in vacanza, anche perché con questa mescola, che forse non è la più reattiva del mercato ma è sicuramente molto reattiva, potreste correre anche velocemente. Secondo me il range di utilizzo, io l'ho portata fino a 3,20 al chilometro, nonostante comunque abbia ancora qualche problema fisico che spero se ne vada con l'anno nuovo, secondo me può essere utilizzata dai 7 al chilometro fino assolutamente ai 3,30, e ho apprezzato il fatto che sia comunque molto flessibile. Questa cosa vi consente di utilizzarla per tutti i fartlek, ma anche per delle corse medie, nel caso in cui non vogliate di fatto una scarpa con la piastra in fibra di carbonio, che secondo la cultura popolare probabilmente potrebbe a lungo termine crearvi anche degli infortuni. A livello di distanze, questa scarpa secondo me dà il meglio di sé fino alla mezza maratona, anche se chiaramente la potreste utilizzare persino in maratona, grazie soprattutto al fatto che la mescola è davvero molto comoda. Ovviamente se appoggiate di tallone è assolutamente suggerita, mentre se correte di avampiede forse una quantità di gomma superiore poteva essere utile per chi in effetti avrebbe voluto utilizzarla oltre le due ore di corsa. Credo che per il podista amatore voluto questa scarpa possa davvero piacere. Secondo me due sono i problemi: in primo luogo sicuramente il fatto che non è sfruttata l'altezza dal suolo, importante rispetto alle altre scarpe dei competitors. Nell'appoggio di avampiede i 2,5 cm di altezza dal suolo potrebbero creare qualche problema psicologico rispetto invece ad altre scarpe che nell'avampiede stesso hanno un'altezza più importante. Il secondo aspetto da considerare è che se appoggiate veramente di tallone potreste avere qualche problema di appoggio, perché la forza viene sicuramente smorzata sui tibiali, di conseguenza potrebbe questa non essere la soluzione ideale. D'altro canto però, utilizzando questa struttura barchetta potreste, se fate qualche esercizio particolare, migliorare la vostra tecnica di corsa, e chiaramente questa scarpa potrebbe essere davvero ben gradita
percorrere a tutte le velocità e per tutte le distanze. In sintesi, credo che Adidas sia riuscita finalmente a fare una scarpa daily trainer degna di nota grazie alla mescola nobile, al fatto che comunque sia abbastanza stabile, almeno più stabile rispetto a quelle dei competitors. Mi è piaciuta tantissimo, la suggerisco al podista amatore voluto che volesse utilizzarla per le corse lente. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io in questo caso vado a bermi il coffee from Barolo.